Ciao a tutti, la Ternana esordisce domenica sera, è questa la prima data del campionato di Serie B 2022-2023, la prima giornata è Ascoli Ternana, come tutti sappiamo, a Del Duca e sarà domenica 14 di agosto alle ore 20:45. Questa è la prima giornata ufficiale con data e ora delle ferie. La seconda giornata è sempre la domenica successiva, quindi dovrebbe essere il 21 di agosto al Libero Librati contro la Regina, anche questa in serale, quindi alle 20 e tre quarti. E la terza giornata di campionato, anche questa sarà di sera, però è il sabato successivo, non più la domenica, quindi il sabato dopo il 21 dovrebbe essere il 27. Sempre alle 20 e tre quarti a Modena. Queste le prime tre giornate del campionato di questa nuova avventura delle ferie che inizierà ufficialmente il 14 agosto al Del Duca alle 20 e tre quarti. Per il resto facciamo tantissimi auguri a Agnello Salzano per il suo compleanno e ci sono importanti novità in sede di calciomercato, sia in uscita che in entrata. È ufficiale la cessione di Diego Peralta al Foggia a titolo definitivo, quindi altra cessione, altro posto nella lista Ove che si libera per la Ternana, posto che potrebbe essere preso da Ben Ali. Sembra molto, ma molto vicino, qualcuno lo dà già per fatto, il suo arrivo alla Ternana, quindi il centrocampista del Crotone, storico centrocampista del Crotone, ma anche del Pisa, dovrebbe, salvo imprevisti, vestire la maglia rossoverde e sicuramente sarebbe un bel acquisto in quanto è un giocatore che perlomeno ha moltissima esperienza in categoria e a quel punto i tre centrocampisti sarebbero Di Tacchio, Antonio Palumbo e appunto Prodi o Ben Ali. Quindi questo sarebbe il nuovo centrocampo delle fere. Poi ci sono i due dietro le punte e poi ci sarà la punta vera e propria perché il modulo sarà un 4-3-2-1, quello che proporrà alla prima giornata Lucarelli, o perlomeno è quello indicato come sistema di gioco di partenza e nella famosa lettera di intenti tra l'allenatore e il presidente. Comunque staremo a vedere poi le scelte tecniche, lo sappiamo tutti, variano anche poi da partita in partita. Comunque, al di là di questo, queste sembrano le importanti novità di mercato, ma forse la novità più importante è che la Ternana inizia il proprio campionato domenica 14 agosto alle 20 e tre quarti al Del Duca di Ascoli per Ascoli Ternana.